È appena finito il Gran Premio di Francia, settimo appuntamento per il Mondiale di Formula 1. Resta in podcast dunque a caldo, visto che appunto il Gran Premio l'ho visto in diretta e siamo pronti per fare le prime analisi su un Gran Premio che vede a lungo in testa al campionato mondiale di Max Verstappen, che vince ancora una volta ai danni di Lewis Hamilton e porta il vantaggio a più 12 sul pilota inglese. È stata una gara non entusiasmante, a dire la verità, per quanto riguarda le emozioni strettamente in pista, è stata puramente una gara di strategia, quella del Paul Ricard, un circuito che appunto dal punto di vista dei sorpassi mi aspettavo fosse un pochino più vibrante, invece per quanto riguarda la strategia è stata proprio una gara simile a quella che fu di Barcellona, con una sola differenza che in questo caso al Paul Ricard la gara si è decisa esattamente nel finale, con una strategia che ha visto i soliti due protagonisti, oramai li abbiamo capiti, Hamilton e Verstappen, ma a parti invertite rispetto a Barcellona. Partiamo però dalla fine. Questa è l'immagine della celebrazione di Max Verstappen, che ancora una volta taglia il traguardo per primo e vince il Gran Premio di Francia. In realtà è la prima volta per l'olandese in questo Gran Premio come vincitore, in una pista che era stata incredibilmente terreno fertile per la Mercedes, che un po' la strategia sbagliata e un po' una Red Bull letteralmente più forte ha dovuto abdicare non solo a Verstappen ma anche a Perez, perché Bottas non è riuscito a finire sul podio. È una vittoria fondamentale costruita appunto su una diversità di strategie tra Hamilton e Verstappen. Era una pista, quella del Paul Ricard, che dava in realtà tantissimo degrado gomme, tanto è vero che Verstappen è stato uno dei pochi a fare addirittura due soste. La strategia normale era di montare prima le gomme medie, per quanto riguarda ovviamente i top driver, per poi andare direttamente sulle gomme dure. Verstappen però, dopo che con una grande strategia di overcut, in realtà annientato, quindi undercut per il pilota olandese, è riuscito a dare davanti alle Mercedes, ha deciso di fare la tattica contraria rispetto a quella che fece Hamilton a Barcellona proprio ai danni di Verstappen. Verstappen dunque si ferma per mettere una gomma un po' più performante, dunque un nuovo set di gomme medie, come vediamo qui dall'immagine, per poi andare alla caccia prima di Bottas e poi di Hamilton. L'immagine culmine è sicuramente questa che vediamo al 52esimo dei 53 giri previsti. Arriva il sorpasso nella chicane, diciamo che si frappone nel mezzo retino del Mistral. Il pilota olandese riesce ad averla meglio di Hamilton e a dargli comunque un distacco di 2 secondi, complice anche la strategia diversa, perché appunto Hamilton ha deciso di prolungare la vita delle gomme medie nel primo stint per poi fermarsi ai box e sperare che Verstappen non fece come appunto fece lui a Barcellona ai danni dello stesso pilota olandese. Le parti di fatto si sono invertite, per Verstappen appunto è una bella rivincita appunto di quello che fu il torto del Gran Premio di Spagna. È una classifica che vede ancora una volta la certificazione che la Red Bull è la miglior macchina evidentemente in questo campionato mondiale, anche perché Perez finirà a podio, secondo podio consecutivo per il pilota messicano. Tutti gli altri hanno preso veramente un'eternità a partire da Norris fino ad arrivare all'ultimo punti, che sarà Lance Stroll. La classifica che vedete qui peraltro non è Photoshop, ma è una classifica reale. Le Ferrari sono fuori dai punti e ne parleremo soprattutto nell'assegnazione di alcuni tipi di premi. Andiamo però adesso a vedere quella che è la classifica del campionato mondiale, aggiornata proprio al taglio del traguardo di Max Verstappen, che dunque vince la terza gara della stagione e per lui ancora una volta suona l'inno nazionale olandese, che vi ricordo è Heil Wilhelmus. Sono 131 i punti per l'olandese, perché appunto ha completato non solo la vittoria ma anche il giro più veloce della gara, che dunque ricordo dare un punto addizionale, e dunque sono 12 i punti di vantaggio su Lewis Hamilton, che oggi in realtà pareva evidentemente un po' in disarmo, complice anche una strategia della Mercedes evidentemente rivedibile, perché un po' hanno fermato Bottas quando non dovevano e un po' hanno anticipato la sosta di Hamilton quando lo stesso Hamilton aveva in realtà chiesto espressamente di stare fuori. La Mercedes un po' ci ha capito poco in realtà, ma alla fine ha dovuto comunque cedere a una Red Bull che ne piazza comunque due sul podio, perché appunto come anticipavo prima Sergio Perez fa il suo secondo podio consecutivo e si conferma una seconda guida di spessore anche più del povero Valtteri Bottas, che Valtteri Bottas comunque ha fatto una discreta gara per quelle che sono le potenzialità. Era una gara non spettacolare appunto per i sorpassi in pista, anche perché si vedeva chiaramente che le due Red Bull e le due Mercedes erano le macchine più veloci in pista. I Big Four di questa gara erano veramente i primi quattro.
Bottas è riuscito ad arrivare quarto, che per carità è molto meglio delle due gare di Monaco e Baku, ma non è una prestazione da Bottas, perché Bottas, vi ricordo, che era una delle migliori seconde guide, se non la migliore negli ultimi anni, e qui ha preso paga ancora una volta da Sergio Perez, il che dimostra che la Red Bull ha fatto benissimo a puntare sul pilota messicano. Invece Valtteri Bottas probabilmente verrà accompagnato alla porta dalla Mercedes al termine di questa stagione. Per gli altri piazzamenti però dobbiamo invece aspettare un'eternità. Per esempio il buon Lando Norris si becca un minuto buono dai vincitori della competizione, ma finisce ancora una volta quinto, dimostrando ancora una volta di avere una grandiosa gara ed essere il primo degli umani, in contemporanea che Valtteri Bottas sta avendo una stagione oltremodo disastrosa per le sue potenzialità. La McLaren invece ha fatto una ottima gara, perché Norris finisce quinto ma Daniel Ricciardo finisce sesto con l'altra McLaren, segno che evidentemente la lotta per la terza posizione del campionato costruttori oggi l'ha vinta la mia McLaren a discapito di una Ferrari che veramente oggi è stata disastrosa ed è finita after the music. Settima posizione per Pierre Gasly, con un Alfa Tauri Racing che ancora può contare sulle grandi prestazioni del pilota francese. Ottava posizione è Fernando Alonso, che comunque ancora una volta a 39 anni si dimostra un pilota da punti, non con costanza, ma comunque in queste ultime due gare le ha bastonate a Ocon, che le bastonava ad Alonso nelle prime competizioni. Doppi punti per chiudere la top 10 per l'Aston Martin, perché Sebastian Vettel dà continuità al podio e alla gara di Monaco con una nuova posizione, e decimo è Lance Stroll, segno che l'Aston Martin, con una strategia totalmente diversa dalle altre scuderie, è riuscita a strappare gli ultimi due piazzamenti in zona punti. Entrambe le Aston Martin sono andate lunghissime con il primo stint, perché partivano con le gomme dure e poi hanno messo le gomme medie alla fine, dimostrandosi una macchina efficace che invece non può paragonarsi minimamente alla Ferrari in generale, perché Carlos Sainz finisce undicesimo, prima macchina fuori dalla zona punti. Charles Leclerc finisce addirittura sedicesimo, vero, ha fatto una sosta in più, ma in generale la Ferrari ha fatto veramente pietà ed è probabilmente la delusione del giorno di questa gara del Paul Ricard, perché evidentemente una macchina che partiva in qualificazione agilmente in top 3 non può prendere paga da Aston Martin, soprattutto da McLaren, diretta concorrente per il campionato costruttori, e non può fare una prestazione al gambero, soprattutto con i due piloti più rappresentativi in questo momento, quindi appunto soprattutto Leclerc, ma anche Sainz, insomma non se la passa proprio bene. Diciamo che le Ferrari non hanno avuto un bel feeling col circuito del Paul Ricard, hanno sbagliato la scelta delle gomme, quantomeno visto un degrado inaspettato delle gomme al Paul Ricard. Le Ferrari ci hanno capito veramente poco. Leclerc ha provato a fare le due soste come ha fatto effettivamente Verstappen, ma rimettendo una gomma media che non era proprio adeguata alla Ferrari. Le gomme medie sulla macchina di Leclerc soprattutto degradavano tantissimo, e infatti si è visto come appunto la Ferrari abbia fatto veramente pietà. Sicuramente ci sarà un motivo superiore a questo inspiegabile disastro, anche perché alla vigilia la Ferrari andava a comunque lottarsela con la McLaren, e lottarsela con la McLaren vuol dire punti con costanza, di certo non un piazzamento discutibile come un undicesimo e un sedicesima posizione. Testa subito all'Austria per quanto riguarda la Ferrari, sicuramente ci sarà una doppia gara sia il prossimo weekend sia quello dopo, e tutti e due ovviamente sono in contemporanea con la MotoGP, perché entrambi i calendari sono stati fatti veramente benissimo dal punto di vista televisivo, ma questa è un'altra storia e ne parleremo chissà mai in un altro video. Parentesi su Antonio Giovinazzi, che dopo aver centrato la zona punti a Monaco, quasi centrata a Baku, finisce quindicesimo, batte Leclerc per quello che può contare, ma ripeto, Leclerc ha fatto una sosta in più, una gara nelle potenzialità dell'Alfa Romeo in realtà per Antonio Giovinazzi, che fa quindicesimo, rimane comunque l'ultimo dei punteggiati al netto dei disastri di Williams e Haas, che ancora una volta sono sempre after the music in una gara che per una volta non ha avuto ritirati. Infatti sono arrivati tutti al traguardo con appunto le solite Haas full meme, che sono finite 19esima e 20esima rispettivamente con Mick Schumacher e Nikita Mazepin. I premi li abbiamo già accennati, ma comunque li confermiamo per concludere questo Racing Podcast sulla Formula 1. Driver del giorno, meglio, Verstappen sicuramente, perché è stato lui, o meglio il suo moretto, a giocarsela di strategia, ha restituito il colpo che ha subito a Barcellona ai danni di Lewis Hamilton, e questo è un allungo che può essere importante in un campionato nel mondo combattuto come questo, che appunto si gioca sul filo dei punti. 12 punti, considerato che comunque mancano tantissime gare alla fine del mondiale, sono comunque un vantaggio che, vedendo il ruolo di marcia sia di Hamilton che di Verstappen, possono essere assolutamente decisivi. Delusione del giorno, abbiamo già detto, in realtà la Ferrari in toto, perché appunto, come dicevo, sia Sainz che Leclerc hanno fatto oltremodo pietà, un
undicesimo lo spagnolo, sedicesimo il monegasco, non c'è bisogno di aggiungere altro a una gara in colore della Ferrari che speriamo si possa risollevare nel doppio appuntamento austriaco, quindi con il primo GP di Austria 1, Gran Premio di Stiria, e poi con il Gran Premio di Austria 2, il Gran Premio di Austria propriamente detto. In Francia c'era anche la Formula 3 che ha corso le seconde gare stagionali, una Formula 3 che non ha ancora un padrone, complice appunto lo stesso format della Formula 2, una Formula 3 che vede il norvegese Dennis Hauger confermarsi leader del campionato, nonostante non abbia vinto manco una gara, ma nelle gare più importanti ha fatto delle seconde posizioni. Non ha fatto podio invece nella prima gara, perché a trionfare è il russo Aleksandr Smolniar del team ART, uno dei team più vincenti della storia delle categorie propedeutiche, un po' meno da quando è entrato il team Prema, che infatti e ancora una volta primo, ma per Smolniar la seconda vittoria in stagione, entrambe nella prima gara del weekend al sabato mattina, e dunque per lui suona l'inno nazionale russo. Seconda posizione per Victor Marchins, come dovrebbe essere pronunciato alla portoghese, ma essendo francese la pronuncia va un po' a farsi benedire, io comunque lo chiamo Martins per comodità. Pilota molto promettente del team junior della Alpine, che farà delle gare straordinarie in terra di casa. Seconda posizione per lui, e terzo è Callum Williams, pilota del team Jenser, australiano ai primi punti della stagione, ma addirittura della carriera, e ovviamente al primo podio in carriera per l'australiano, che farà anche ottavo nella seconda competizione. Segno che appunto su questa pista Callum Williams è trovato decisamente bene. Una gara che ha visto un Arthur Leclerc partire ultimo e arrivare dodicesima posizione, però che è fondamentale per la gara 2 del Monegasco, perché l'inversione di griglia lo porta in prima posizione e non la mollerà più, e infatti Arthur Leclerc centra la prima vittoria in Formula 3, il fratello di Charles fa risuonare l'inno nazionale monegasco in una gara flag to flag per il pilota appunto del Ferrari Junior Team, così come lo fu il fratello Charles. Una gara molto interessante che vede una doppietta del team Prema, perché appunto Hauger fa secondo, e per un attimo poteva essere tripletta per la Prema Team, perché quarto finisce Olly Caldwell, ma rovina la festa il solito Victor Martins, pilota francese che appunto nella gara di casa ha fatto veramente gli sfracelli, infatti ha aumentato i punti nel suo carriere e finirà nel weekend di Le Castellet alla seconda posizione con 60 punti. Non finirà a podio il pilota francese, perché finirà quarto, lo batte il suo compagno di squadra e di marca, perché anche Caio Collet è un pilota del Renault Junior Team. Terza posizione per il brasiliano, doppietta di podio ancora per Dennis Hauger, che fa comunque tanta strada per il suo titolo di Formula 3, ma vince evidentemente Jacques 2. È una gara molto bella, una gara condizionata per la verità dalla pioggia, ha piovuto per metà della gara in Formula 3, tant'è vero che è per questo che la Formula 1 ha trovato una pista diversa dal solito, molto meno gommata. La Formula 3 invece ha corso una gara bagnata, è andata però via via ad asciugarsi nella parte finale della competizione. Jacques 2 aveva un passo straordinario, partiva quarto, è arrivato primo superando in pista Dennis Hauger, e dunque per il figlio di Mick Doohan, 5 volte campione del mondo del moto mondiale, suona l'inno nazionale australiano, Advance Australia Fair, per la prima vittoria in carriera in questa competizione per Jacques Doohan, che con questa vittoria va a 58 punti, a meno 2 semplicemente da Victor Martins e semplicemente a meno 8 da Dennis Hauger, per un appuntamento di Austria 2 per la Formula 1, ma Austria per la Formula 3, che tornerà sempre più competitiva che mai nel weekend che andrà dal 3 al 4 luglio. Il Racing Podcast totale finisce qui, vi lascio con la classifica della Formula 1 con Verstappen che vince e allunga in testa Lewis Hamilton in una gara di pura strategia. Fatemi vedere cosa ne pensate di questo video, iscrivetevi se il video vi è piaciuto e condividetelo ai vostri amici. Il prossimo appuntamento sul canale sportivo sarà però martedì alle ore 19 per il Gran Premio di Germania del Moto Mondiale, e dunque anche lì nuovo Racing Podcast dedicato.